una buona idea per poter ammirare l'insieme delle montagne e dei pendii che costituiscono il parco naturale dell'Orsiera e Rochevrè è quella di salire sul versante idrografico destro della Val Chisone. Molte sono le possibilità. Una di queste si sviluppa davanti alla città di Fenestrelle. Oltre il torrente Chisone, la strada sterrata raggiunge il Forte Mouten, dove si possono vedere gli importanti resti del primo forte fatto costruire a Fenestrelle, in questo caso dai francesi, alla fine del 1600, quando l'Alta Valle era ancora amministrata dal re di Francia. Questo forte venne assediato nell'estate del 1708 e conquistato il 31 agosto dalle truppe sabaude. Il duca Vittorio Amedeo II di Savoia, conquistata l'Alta Valle, iniziò subito a rinforzare le difese fenestrellesi. Fra le tante opere che fece costruire, due ridotte, piccoli fortilizi, si trovano proprio sul rilievo che domina il luogo dove sorge il Forte Mouten. Un sentiero le unisce fra loro e la più alta, la ridotta d'Andourne, è la meta di oggi. Salendo dopo pochi minuti si incontrano i resti di una prima piccola ridotta, la ridotta Catinat, edificata dai francesi e conquistata dai piemontesi, e oggi appena riconoscibile a causa dello stato di abbandono cui si ritrova. Procedendo oltre, un miraglione annuncia la ridotta dell'Albergian. Anch'essa venne edificata dai francesi e, come la precedente, aveva una forma quadrangolare. Sopra la condotta forzata dell'acqua troviamo una delle prime opere difensive realizzate dai sabaudi a Fenestrelle, la ridotta degli Aiduchi. Questa ridotta ha preso il suo nome da un reparto militare specializzato al servizio del duca di Savoia durante la campagna di guerra del 1708. La documentazione archivistica ci dimostra che venne realizzata negli anni 1708 e 1709, di dimensioni maggiori rispetto alle precedenti, con un andamento più complesso. E infatti doveva proteggere il sottostante forte e fungere da collegamento con la ridotta superiore. Infatti le tracce di sentiero proseguono verso l'alto, inoltrandosi nel bosco. Salendo non è raro sentire il verso di qualche picchio o il cinguettio delle numerose cince. La vecchia mulattiera procede a stretti tornanti. Sopra una cresta rocciosa, finalmente, raggiungiamo la nostra meta, la ridotta d'Andourne. Sembra quasi impossibile trovare proprio qui i resti di una fortificazione settecentesca. Una piccola targa, tutt'altro che allegra, ci invita a riflettere. Se ci giriamo verso la valle, si apre uno spettacolo davvero sorprendente. Fenestrelle è sotto di noi. Davanti abbiamo il Forte Sabaudo. Questa immensa fortificazione è coronata da splendide vette
che rappresentano il cuore del parco naturale dell'Orsero Chavret sul lato Valchisone. Si riconoscono Pian dell'Alpe, il Colle delle Finestre, Orsiera, Cristalliera, Rochavret e via via tutte le altre. Ma ora che siamo giunti sin qui, con molta attenzione a causa dell'instabilità delle mura, possiamo osservare le antiche fortificazioni, o perlomeno quel che resta. In realtà si tratta di tre ridotte unite tra loro da un lungo doppio trinceramento. Oltre a diversi corpi di guardia, qui vennero realizzati dei magazzini, una polveriera, le latrine. Insomma, vi era tutto il necessario perché una guarnigione potesse vigilare dai 1700 metri di quota i valloni sottostanti. La natura si è davvero ripresa al suo spazio. E con un po' di attenzione si possono trovare le tracce di alcuni cervi. Sono questi animali, insieme ai camosci, che hanno preso il posto dei soldati e che frequentano con una certa assiduità questi luoghi. Ogni tanto, sopra le cime degli alberi, compare qualche rapace che sembra perlustrare la zona. La dimensione delle difese ci fa rimanere un po' increduli. Le pietre dei muraglioni nascondono tantissime storie di chi le ha ricavate dalla roccia, trasportate, modellate e infine riposizionate. Gli edifici, ormai spogli, non rivelano più le ombre riflesse dei soldati dai fuochi che riscaldavano l'ambiente. Non si vedono più gli abitanti di un tempo impegnati nelle corvée per portare legna, viveri e quant'altro necessitava alla piccola guarnigione. Però si possono ammirare grandi spazi, ampi paesaggi che si alternano ai piccoli ricordi, alle microstorie che solo il piacere di fare quattro passi ci permette di scoprire.